Grazie. Bene, buonasera, possiamo cominciare? Io sono Natale Bova, il segretario e vicepresidente dell'Associazione Culturale Lagorà. Avevamo una scaletta, ma siccome il parroco deve pur dire messa, è obbligato, e allora facciamo dire la sua a Don Nuccio e soprattutto dare la sua benedizione a questo convegno. Poi buonasera a tutti, buonasera maestro Basile, soprattutto grazie per questa presenza. Questo è un libro che io non ho letto tutto, ma una buona parte le sì. E una domanda che ci siamo posti sempre, anche io, è quella del silenzio di Dio. Quante volte tu chiedi a Dio una cosa e non te la dà, e non ti ascolta, e ti pone la domanda, ma Dio c'è o no? Questa domanda ce la poniamo tutti, anche il Papa, anche Papa Ratzinger, davanti ai campi di concentramento di Birkenau, Auschwitz, dice, ma Dio dov'era? Quindi è una forma di fede interrogativa. Molto spesso il Signore non ci risponde e mette in crisi la nostra fede. Ecco, questo libro alla fine ti dà la risposta. Giobbe, se vi ricordate, un grande uomo di fede, ha vissuto, ma alla fine il dubbio lo assale, perché Dio lo ha abbandonato, apparentemente. Ma alla fine, se è tenace la sua fede e resiste a tutte le difficoltà che incontra sul suo cammino, alla fine Dio ti dà la risposta. Ma proprio alla fine, quando oramai ogni speranza è finita. Ed è la pedagogia di Dio, quello di provarti fino alla fine, e dopo, quando sei veramente quasi disperato perché il silenzio di Dio ti opprime, Lui ti dà la risposta. Noi abbiamo bisogno di risposte in questa terra che dà solo ai suoi abitanti, dà solo silenzi. La politica dà silenzio, la società silenzio. I giovani purtroppo fanno silenzio perché vanno via. Questa è una terra che è diventata una terra del silenzio, ma anticamente era una terra di poeti, era una terra di filosofi, una terra dove c'era il silenzio del pensiero, un pensiero pensante. Oggi invece siamo diventati una terra di silenzio perché non abbiamo più speranza. Ma la speranza l'abbiamo uccisa noi, abitanti di questa terra, perché non siamo nati con un destino avverso, ce lo siamo procurati noi il destino. Allora, quando c'è un figlio di questa terra che ritorna qui e ci presenta questi pezzi d'arte, noi dobbiamo riprendere la speranza e dire sì, dipende solo da noi. Dare nuova speranza a questa terra, a questi giovani che sono costretti ad andare via. Forse questo è un investimento sul futuro. Noi dobbiamo crederci, ma non per noi, perché ormai la nostra vita non abbiamo 33 anni, sono già passati, abbiamo già dato, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, ma dobbiamo lavorare per questi ragazzi che si affacciano alla vita. Dare loro una speranza, perché restando si possa costruire un futuro, perché quando si parte, quando si va lontano, quando si lascia la propria terra, è una grande sconfitta. Grazie. Però voglio rispondere a due cose. In ogni capitolo inizia rivolgendosi a lui, dice ma possibile che sono qua, tutto questo. Quindi lui
continua ad avere, lascialo aperto un po', altro, se no la gente pensa che ci siano chiusi da qualche parte. E quindi è molto bello questo, lui alla fine poi si vedrà, sarà la fede che lo aiuterà, però lui continuamente si rivolge sempre a Dio, proprio si rivolge a lui per qualsiasi, perché non era facile nella situazione in cui era. Per quel che riguarda la Calabria, io nelle letture ho trovato un pensiero molto bello di Corrado Alfano. Nel suo libro Aspromonte diceva una cosa, io l'ho fatta iniziare nell'altro mio film, Medina, che diceva: questa nostra terra, guarda, è una fucilata, ogni parola che dice, guarda, se uno l'analizza, solo Corrado Alfano poteva dire, dice: questa nostra terra ci appare come un mondo, anzi dice, è un mondo chiuso, primitivo, dove i rapporti sociali sono spietati e le ingiustizie profonde, ma possiede anche i suoi valori, le sue bellezze, le sue segrete dolcezze, per cui su questa terra non c'è da piangere, ognuno è responsabile del suo tempo. Era una cosa, proprio Corrado Alfano, solo lui poteva sintetizzare in questo modo, quando inizia e dice: c'è un mondo chiuso, cioè, se uno analizza la parola, c'è un mondo chiuso, primitivo. Ma non è cambiato niente dal punto di vista psicologico, il mondo della nostra provincia è identico. Dice: dove i rapporti sociali sono spietati e le ingiustizie profonde. E questo si perpetua ancora oggi. Poi, per quell'affare che dicevi, nella speranza, dice: ma possiede anche i suoi valori, le sue bellezze, le sue segrete dolcezze. Noi dobbiamo tentare di fare una rivoluzione mentale in questa terra, perché io dico, e me ne vado perché poi devo celebrare, io penso una cosa, che le macerie del terremoto del 908 si sono trasferite dalle strutture alla testa della gente, perché le macerie noi le abbiamo nella testa, e quelle macerie sono rimaste e sono diventate dei macigni che ci impediscono di pensare e ci dicono, come diceva poi da Giunta, io godo del danno, dell'infelicità del mio vicino, più il mio vicino soffre più io godo. Sì. Questa malattia ce l'abbiamo da talica ed è difficile da estirpare. Sì, che io mi ricordo da piccolo mi dicevano alcune cose quando facevano nano sugno eo e nano deve rimanere, quella è una cosa che mi ha sempre colpito da piccolo, e io quando sono scappato c'è una cosa che ho sempre evidenziato io, c'è un modo, ci sono due modi, o uno va via o uno scappa. Allora qual è la differenza? Se la tua casa prende fuoco, tu scappi, ma scappi per salvarti dal fuoco, appena l'incendio finisce, torni. Se invece la tua casa non sta bruciando e tu te ne vai, è diverso, tu non hai più intenzione di tornare a casa tua. Io, se devo essere sincero, sono scappato, perché sono sempre qua. Ho fatto 4 film e sono sempre venuto a girare in Calabria. Però, cosa succede? Che quando dicono nessuno è profeta in pace, tutte le cose, c'è una maledizione che esiste. Io una volta ho fatto un discorso più approfondito, non ti dico le difficoltà che ho avuto poi per l'altro film, un assessore si è offeso, quel politico, alcuni di noi, specialmente i politici, usufruiscono dei tuoi successi, certo. Usufruiscono, questo è strumentalizzano, certo. Ti strumentalizzano, però non ti aiutano a realizzare. Ma nel momento in cui li hai, cioè ognuno dice io ho fatto questo, ho fatto quello, se riesci, dopo che tu ce l'hai fatta, però ce l'hai fatta in un altro luogo, loro... Allora, con questa immagine me ne vado, dai. Questa è la città dove al calare del sole tutti i nani sono giganti. Sì,
Noi dobbiamo ringraziare il nostro ospite Don Nuccio, che ci dà sempre la possibilità di poter relazionare. Buon Natale a tutti. Grazie a tutti. Signori, allora, intanto vi do il benvenuto, prima non l'abbiamo fatto, a questa manifestazione che vede la presentazione, come tutti sapete, dell'ultimo romanzo del professore Demetrio Casile Casile. Poi più avanti spieghiamo il perché, vero dottoressa? La figura di Casile e il romanzo verranno alla luce con la dottoressa Antonella Postorino, che è architetto, ma questa sera è più in veste di giornalista. È vero. Noi dobbiamo ringraziare gli organi di stampa perché ci hanno dato e ci daranno visibilità in questi giorni. Abbiamo ringraziato Don Nuccio, ringraziamo il presidente dell'associazione Lavorà, il dottor Giovanna Aiello, perché per essere qui con noi stasera doveva partire, ha rimandato la partenza. E quindi Don Nuccio l'abbiamo ringraziato. Adesso passiamo prima alla dottoressa, dirà lei, e poi l'autore, che già era partito a dire tante cose. Prima di far parlare la nostra cara Antonella, per fatto dei ringraziamenti, io non ringrazio quasi nessuno. Io nel senso fare. Che ringrazio solo l'Agorà e tu, ma quando si dice che ringrazia, invece io prenderei, addolora molto sto fatto, ho fatto lavorare 2000 persone in questo film, si sono buttati addosso come cose, adesso per una cosa così, anche per un amico. L'ultimo di questo romanzo, una delle ultime presentazioni, eravamo 310 a Bologna e facevamo fatica a farle entrare, ma venivano per affetto, venivano per... Qua se facevo un altro film c'erano 2500 persone qua. Ora è l'abitudine a queste cose che diventa. Quindi l'Agorà e Natale Bova, super grazie, grazie al nostro Don Nuccio e grazie ad Antonella. Per il resto vorrei dire una frase in dialetto, ma meglio lasciarla. Ma vanno, ma vanno un po' verso Villa Santorana. Per cui prendiamola come un evento gioioso, non ufficiale, organico, ma quale organico? Ci hanno fatto 3 righe, divertiamoci tra di noi, 4 amici. Se stasera vanno in onda il servizio, io li devo ringraziare. Ah sì, sì, sì. Allora, io penso che non bisogna mai ringraziare nessuno quando si sta per piacere, intanto, perché il piacere è reciproco, per me è veramente un piacere stare qua stasera con Demetrio, con voi dell'Agorà e sicuramente con tutti i presenti che ringrazio. In questa sede sono giornalista, io sono iscritta in 2 ordini, l'architetto ormai un po' in letargo da qualche anno. Ho avuto l'onore e il piacere di conoscere Demetrio quando una volta mi parlò del suo ultimo film, Il matrimonio più sconvolgente dell'anno, della storia. E devo dire la verità, forse sono stata la prima a leggere la sceneggiatura, tanto che devo ringraziare Demetrio se ho scoperto che il mio modo migliore per esprimere per esprimermi dal punto di vista della scrittura è proprio sceneggiare. Io da allora ho scritto solo sceneggiature perché ho capito che forse quello era il modo più semplice per me da architetto riuscire a descrivere nel dettaglio gli ambienti, le scene. È stato un momento, insomma, di incontro tra l'aspetto mio del disegno e quello invece della letteratura. Così ho scoperto un mondo che non conoscevo, quello di Demetrio, che è un mondo fatto di tante arti messe assieme. Infatti io penso che un artista non debba mai fermarsi a una delle arti, magari quella più importante, quella che diventa professione, la devi fare perché è comunque un tuo dovere portarla avanti. Ma penso che un artista sia veramente artista nel momento in cui si affaccia a 360 gradi verso l'arte. Infatti non mi meraviglia il fatto che lui sia un pittore che abbia anche fatto qualche opera di scultura e che può addirittura che una sua
un suo disegno sia finito dentro la fodera di una giacca di uno stilista, insomma, per poi approcciarsi al mondo della scrittura, delle sceneggiature, addirittura del cinema. Pensate un po' che passaggio artistico hai fatto, a tutto a livello anche professionale, perché non, niente è stato fatto per caso, quasi sempre tutto quello che lui ha approcciato in campo artistico è arrivato a una, a un punto concreto, visibile, o con un film, o con un libro, addirittura con una serie di personaggi. Hai fatto tantissime mostre, ho visto, tantissime opere tue sono sparse in tutto il mondo, quindi hai avuto anche premi notevoli sia nel campo cinematografico che pittorico, quindi stiamo parlando di un regino del quale noi dovremmo comunque essere orgogliosi. E non qui, diciamo che gli assenti non è che sono gli amici del film, qui gli assenti sono un po' tutti i regini, perché i regini, spegni quel telefono, grazie. Voglio i telefoni mentre parlo. I regini, oltre a essere orgogliosi di avere un compaesano che è riuscito, nonostante la fuga, a portare tanti risultati nei quali la Calabria è sempre presente alla fine in un modo o nell'altro, qui mancano comunque gli artisti, manca l'accademia, mancano le facoltà, l'architettura, manca un po' tutto quello che nel territorio dovrebbe avere una sua dinamica anche relazionale tra associazioni, istituzioni, ambienti culturali. Eppure esistono, non è che non esistano, sì, sì, sì. Ce n'è tantissimi di questi ambienti, forse come diceva prima il prete, come si chiama? Don Nuccio Canizzaro. Don Nuccio, manca veramente, si vive troppo in silenzio e si muore in silenzio, e questo è il problema. Perché noi facciamo una vita in questa città magari pensando a tante cose inutili, e poi alla fine moriamo in silenzio, senza nulla da dire, quando invece di cose da dire e soprattutto da fare ce ne sarebbero tantissime. E per me, ecco, mi volevi dire, aggiungere qualcosa? No, continuare il discorso tuo su questo, il fatto di essere qua in un certo modo, manca questo, quello. È anche vero che quando io faccio un po' le cose mie, pittura, romanzi, in un certo modo me li organizzo in una maniera molto pesante. Quindi qua io ho avuto pochissimo tempo, Natale si è dedicato a lui, perché non fosse stato per lui io non sarei neanche venuto adesso a fare quello, se non c'era la sua organizzazione, perché sono appena tornato da Cannes e ora dovrei andare a Los Angeles, cioè non è che abbia tanto tempo, e mi sto dedicando a questo maledetto film di cui adesso i presenti, almeno se non ci sono alcuni fedelissimi, gli raccontiamo come sta andando la cosa, insomma. Per cui per queste cose bisogna avere tempo anche per organizzarlo. La prossima volta, dopo che uscirà il film, poi vedrai quello che succederà, per cui organizzeremo poi le cose in un certo modo. Per quel che riguarda le cose che dicevi bellissime sul fatto di fare, di lavorare su tanti fronti, per me è un percorso unico, cioè dipingere. Tu e qui non fai altro che col cinema racconti una storia con le immagini, col romanzo racconti una storia con le parole, con la scultura racconti una storia. È espressivo che cambia, però. Cioè, quindi per me non cambia nulla. Io nel mio studio ho la scrivania dove scrivo il film, poi mi sposto lì dove dipingo, il cavalletto lì, è tutto lì che accade tutto questo. Per me sono cose perfettamente legate tra di loro, proprio non c'è assolutamente. La cosa che a me, e non sono diventato un grande personaggio, alcuni hanno fatto meno cose e sono più famosi. Io non mi sono mai voluto legare a gallerie, a organizzazione, a cose. Per me, come provengo da Mosolio, dalle pecore, dalle capre, io me ne sono andato via con lo sport. Un ragazzo di Calabria che molti per anni pensavano che fosse chissà dedicato. Il ragazzo di Calabria racconta un anno della mia vita da piccolo che correvo a Mosolio. Per cui io avevo solo voglia di andare via, e il modo più economico
cosa potevi fare? Io non potevo andare a fare delle specialità, chissà cosa, dovevo correre solo in campagna. Io correvo e poi ce l'ho fatta con quello. E io a Bologna, infatti molti miei amici a Bologna non lo sanno neanche, pensano che io sia andato lì per fare... Io sono finito a Bologna per lo sport, perché ero abbastanza forte nell'atletica leggera qui, e quando tutti ti chiedevano, che avevo 19, 20 anni, dove farai il militare, le fiamme gialle, le fiamme oro, i carabinieri... Sì, ho letto anche la tua carriera sportiva. Allora tutti mi chiedevano e io... Ho fatto una cosa che solo mia mamma, e adesso riprenderemo perché è il doppio cognome, tu pensa, queste sono cose che penso che non sa nessuno. Quando ho preso il diploma di maturità artistica qui, a 18 anni, mi sono iscritto in accademia, quindi a 19 anni, a 20 anni, dopo un anno d'accademia, io ed altri, un gruppetto di amici, siamo diventati professori al liceo artistico di Cosenza, perché avevano aperto quel liceo da poco. Siccome allora si presentavano le famose cartelle, documentazioni artistiche, i nostri professori hanno detto: ragazzi, i più bravi dell'Accademia, presentate la documentazione. E subito ci hanno assunti, a 19 anni e mezzo, quasi 20 anni. E io sono andato, facevo lo studente all'Accademia di Reggio Calabria e il professore a Cosenza. Nel mentre andavo forte nell'atletica e facevo gare in giro per il mondo. Quando sono andato a Bologna mi dicevano, questo per raccontarti una cosa che sarebbe terrificante adesso, dice: ma scusa, tu stai rinviando, perché il militare allora si rinviava se faceva l'università, no? Aspettava di finire. Io volevo andare a Bologna. Avevo quasi 20 anni, studente a qui, studente e professore a Cosenza. Dopo un anno sarei passato di ruolo, allora si entrava in carica a tempi indeterminati, mica si entrava così precarico. Bene, io per dirti, mosorva, pecore, capre, da solo, così... Sono andato una mattina a Cosenza in segreteria, non ricordo, la segretaria ha incominciato a far così, ma me lo dice o oh, io mi licenzio. Sì, ma professore, lei è scemo. Scemo. Dice, lei è pazzo. Lei in altro anno passa di ruolo. Lei a 20 anni diventerà un docente di ruolo e si licenzia. Ti guardi, io voglio andarmene a Bologna. La mia mamma, mio papà, la prima volta mi ha accompagnato a proposito a Cosenza, avevo lezione alle 8 e mio padre, come sempre, diciamo partiamo un po' prima, alle 6 eravamo di fronte al liceo artistico, 2 ore a dormire in macchina così. Comunque, quando sono tornato, io ho detto: mamma, io me ne vado, mi licenzio. Ti licenzi? Gli altri. Mia madre ha detto: figlio, fai tutto quello che vuoi. Mia madre non era una donna. Elena l'ha vissuto, era un angelo venuto sulla terra per tutti. Io me ne sono andato, mi sono licenziato, ma questo solo per dirti che anche allora io brutto, nero, imosorrofa, però non so da dove mi è saltato fuori sto coraggio, cioè licenziarsi a 19 anni, a 20 anni, e me ne sono andato a Bologna, facevo l'accademia, sono entrato al centro sportivo, però dopo 2 anni, a 22 anni, sono rientrato a Brera, a Milano, e a 22 anni io ero titolare di una cattedra e docente di ruolo, e facevo sport, atletica, cinema, cosa avevo tutte, ma questo era solo per dire il coraggio, certe volte è proprio vero, la necessità aguzza l'ingegno, cioè io non mi ritrovavo a vivere in questo mondo, cioè non mi piaceva, quindi io dovevo escogitare, non potevo essere. La mia mamma fino a qualche anno fa che c'era, infatti mi ha sempre detto: figlio, a noi non ti gustaste niente, ti sei mantenuto, io sempre, non ho mai, ce l'ho fatta sempre da sola, con queste mie cose, piccole cose, però mi hanno sempre dato una grande gioia, perché
Per me c'è un pensiero sempre nelle letture che tornano indietro, i pensieri di Corrado Alvaro, di Thomas Mann, di Schopenhauer, di Socrate. C'era un pensiero bellissimo che io ai miei studenti ve lo facevo scrivere, dico tenetevelo in tasca. Dice: cos'è la felicità? La felicità, dice, cos'è? Avere soldi, avere cose. Dice: la felicità, lui a tutti i suoi studenti gli ha detto, è avere un motivo valido per alzarsi il giorno dopo. Pensaci, ognuno pensa, dice, chissà cosa vuol dire essere felice. Niente, tu devi dire, il giorno dopo io mi alzo, tu vai in giro la mattina alle 8 e gli dici alla gente, scusi, lei cosa fa? Ti dico, dice che tu marotta, vado a lavorare, sono tutti ci vogliono correre. E invece ognuno va e dice, chiedilo a me, quando esco da casa per andare in studio, faccio 600 metri, una gioia immensa, cioè la felicità avere un motivo valido da alzarsi il giorno dopo. Totò, dimmi, una cosa a dire. Si è dimenticato. Perché la felicità era mangiare sul panino, qual è la felicità? La morta bene. Di ricchi e poveri. No, al bar a Romino. No, poi trovo l'occasione. Allora, perché due nomi? Perché stranamente, non so, forse da noi accade come. Mio padre si chiamava Domenico Casile e mia madre si chiama Antonia Casile. Cioè si chiamano Casile tutte e due. Siccome tutti i miei film e anche i romanzi c'è sempre scritto, e infatti vedrete anche questo film, a mia madre Antonia che ancora mi aiuta a sognare. Quindi era un dedicarlo a lei, tutte le cose, li dedico sempre a lei, perché è per merito suo, perché i nostri padri di morte dice, senti, va a lavorare se non vuoi studiare, guarda, non è che perde tempo. Però mia madre, gli eravamo tre figli, no, tutte e tre a scuola, tutte e tre all'università, tutte e tre super realizzate. Quindi Casile è mio padre, Casile è mia madre. E quel doppio cognome, non avevo capito il doppio cognome, abbiamo capito. Infatti l'editore l'ha scritto di dietro, l'editore l'ha scritto in memoria di entrambi i genitori aventi lo stesso cognome. Anche l'editore mi aveva detto, ma penseranno di aver sbagliato. Io ho spiegato e lui ha scritto in memoria di entrambi i genitori che portano lo stesso nome. Per cui ora chiacchieriamo tra di noi, che la Antonella ci parliamo di questo e poi vi racconto un po' del film. Intanto passiamo all'oggetto di questo incontro, che è questa nuova pubblicazione. E io ho letto, invito tutti a leggerla, a parte che veramente ti cattura. Ho visto che c'hai tre prefazioni. Ubiavati, Valerio Massimo Manfredi e Valerio Maresi, tre a nomi abbastanza questo. Importanti. Ognuno ha detto la sua, anche in funzione, credo, del fatto che abbiano lavorato con te, quindi certo. So soprattutto Valerio Massimo Manfredi ha fatto anche tantissime cose. Sì, io gli ho scritto due sceneggiature per lui. È accattivante soprattutto l'inizio, perché è descritto in maniera proprio minuziosa, si capisce che tu sei più regista che scrittore. E pensa, era nata come sceneggiatura questa. Ma infatti si vede che è nata come sceneggiatura, perché c'è una descrizione così forte, un po' cruda anche, devo dire la verità, molto di quello che è stato il boato e le conseguenze del boato dentro questo aereo, del quale si perde il controllo, si sventra e si vedono corpi e di tutto di più. È cinematografico, sì, perché riesce a farti vedere proprio la scena e ti rendi conto subito che è anche cruda, proprio perché è proprio descritta nel dettaglio. E poi mi ha colpito tantissimo proprio la storia di quest'uomo, questo giovane uomo di 33 anni che sta per diventare papà, fa amicizia con un bambino sull'aereo piccolino di 8 mesi e nel giro di pochi istanti si ritrova solo con questo bambino. Prima durante l'esplosione del Boeing,
poi praticamente su quest'isola deserta, in questo posto deserto, dove lo ritrova quasi per caso, perché il bambino piangeva, quindi nel buio, insomma, lui è riuscito a ritrovarlo e inizia a prendersene cura, perché in effetti sono gli unici due sopravvissuti di questa vicenda. Ma è toccante il fatto che loro siano anche gli unici due sopravvissuti della tragedia dell'attentato dell'11 settembre, perché esattamente si trovano nel quinto aereo sparito da ogni controllo. Perché la gente si ricorda solo di due aerei, sì, che sono caduti sulle torri, però l'altro è caduto vicino al Pentagono, cioè, e un altro è caduto a Filadelfia perché esatto, i passeggeri si sono ribellati, hanno lottato contro i terroristi, i terroristi hanno sparato i piloti, è caduto tutto l'aereo, sono morti tutti. Poi dicevano che ce n'era un altro che non sapevano dove era andato a finire. Quindi sarebbe primo, questo. Tra storia surreale, realtà, insomma. E poi inizia una sorta di lotta alla sopravvivenza, perché qui non si tratta solo di lui, di prendersi cura di se stesso, ma anche di un bambino talmente piccolo che ha bisogno, insomma, di determinate attenzioni alle quali poi il protagonista non è abituato. È molto interessante anche il rapporto che lui inizia a instaurare con gli animali, perché in questo posto va a trovare, cioè si scontra anche con scimmie, tante scimmie. Lui non capisce perché dice: come fai in un'isola ad esserci, non so, il leone vive in un posto, ma il canguro non vivono nello stesso ambiente. Dice: come fanno tutti questi animali completamente diversi tra di loro, che vivono in ambienti completamente diversi, ad essere tutti qua? E lui, dopo che è caduto, si sono ritrovati su questa spiaggia paradisiaca, bellissima, caraibica, non riusciva ad allontanarsi mai, perché dice: ora mi metto in cammino lungo la spiaggia, da qualche parte arriverò. Non riusciva a muoversi perché veniva assalito giornalmente da animali che se li volevano mangiare, cioè lo assalivano: leone, puma, tigre, coccodrilli, iene, lupi. Cioè, come fa un lupo con leone? Poi questo non andiamo oggi perché poi lo capirete dopo. Sì, perché... Però lui cosa succede? A un certo punto faceva il ragioniere a New York, un tipo esile, piccolino, tranquillo, così. Perché diventa, dice, eroe per necessità? Perché i casi erano due: o si faceva mangiare, oppure diventava una belva. E infatti lui per 3 anni rimane su quest'isola, per 3 anni, e lotta contro tutti questi animali, ne massacra a tonnellate, e non riesce mai ad allontanarsi, perché appena esce da una capanna che si costruisce, viene assalito da questi animali. E poi c'è come fa, io ho messo, perché ognuno di noi è inutile, qualunque cosa tu faccia, tutti i grandi o scrivono film, o fanno film, o scrivono romanzi, mettono sempre le loro idee, ovviamente, tutti. Allora uno dice: tu che faresti con un bambino di 8 mesi, non hai da mangiare, non hai da fare, devi ricorrere a qualcosa che ti ricorda. Ad esempio, c'è in alcuni romanzi che io ho letto, mi ricordo dei per far vivere un bambino nel Medioevo, sai come facevano? Che non avevano ancora il biberon. Allora io l'ho messo lì, praticamente prendevano tipo dell'acqua, del latte. Il bambino non sa bere a 8 mesi, deve succhiare. Coraggio, cosa fai? Ma neanche, no, così non ce la fa, devi star lì. Io delle letture di romanzi, anche Umberto Eco lo descrive, Eco, Il nome della rosa, e mette praticamente cosa facevano questi frati che avevano trovato un bambino: se tu metti dell'acqua e uno straccio dentro, poi tu gli dai uno straccio di fuori e lui succhia lo straccio. Lui con sto ricordo dice: guarda, in quel romanzo questi frati avevano trovato il bambino. Poi per tutto il film c'è anche un racconto di Enzo Tira, uno scrittore portoghese, che racconta che uno 35 giorni in un naufrago in mezzo all'oceano, e spiegava come si è salvato.
Ad esempio, tu testimenti così al sole, dopo 2 giorni muore. Lui diceva, per non farsi in modo, si girava continuamente, si dava dei tempi e si girava da un altro lato, poi si girava così, poi si bagnava, poi arrivavano ogni tanto qualche gabbiano, uno li acchiappava e se li mangiava lì. Cioè era riuscito 33 giorni con questi espedienti. Allora qui in questo romanzo c'è tutto questo che riguarda le modalità, perché se no uno 3 anni, e poi io ho descritto, ad esempio, io sono uno, faccio windsurf, però io ho una paura terribile del mare di notte. Ma infatti quasi... io, dice, facciamo il bagno di notte. No, a me il mare di notte, quando cado con windsurf, in 30 secondi devo saltare sulla tavola. Io ho paura del mare nero. Quando vedo, infatti, quando sono in aereo, io dell'aereo non ho mai paura. Certe volte, quando è stato l'ultimo che tornavo dalla Russia, tutti, c'era una carta, mi faceva, ma come fai a stare così? Facevo, ma dada, se cadiamo, non è che ti rompo un braccio, muore di colpo. Non ho mai avuto paura. L'unica paura che io avrei, vuoi vedere che va a cadere a mare? Poi morivo affogate tutte di notte. Dico, quella mi darebbe fastidio. Dico, però... Infatti qua c'è una descrizione proprio di questo ritrovarsi nel mare di notte. Da solo. Da solo, che di un'agitazione incredibile a livello emotivo. Anche questo, sai cosa ho scritto? Anni fa, quando giravamo un ragazzo di Calabria, il 1° maggio, me lo ricordo sempre, io sono andato a fare windsurf a Lazzaro. E io esco, avevo appena comprato una tavola nuova, e, sai, a maggio non c'è nessuno al mare, qualcuno lì. Io, wow, un bel vento, io saltavo. Dopo una mezz'oretta, si trancia l'albero. Allora un surfista, se si stacca, sai cosa fare? Cade, adagio lo mette, si era rotto e ci alzava il vento e il cielo si era oscurato, sembrava un coso, cioè cambiava il tempo. Ma ragazzi, ero lì, ero lontano, non so, 500-600 metri dalla spiaggia. Il panico. Ma il panico. Ma comincia... quale è scritto? Sì, bravo, qua bravo. Il panico. Io qui cosa ho fatto? Le regole di un surfista, non abbandonare mai la tavola. Come il boma, il trapezio, qua ho preso un pezzo di corda e mi sono legato alla tavola. Dico la cosa perché poi c'erano le onde. Se perdi la tavola sei fritto. L'unica cosa è attaccati alla tavola, la vela, lasciala lì in mare. Ho preso le corde della vela, del boma e mi sono legato. Però incominciava ad avere una paura, non passava nessuno. Ma è una cosa pazzesca, e stavo lì mezz'ora, un'ora, le 4, le 5 del pomeriggio. Ma 2 ore, però non me ne andavo verso la Sicilia, me ne andavo verso il lago, cioè dove? Oltre lo stretto. Ma ti giuro, era maggio, quindi non so a che ora fa buio, non è che fa buio alle 9, io incominciavo ad avere una paura folle, facevo, ma guarda, porca miseria, proprio devo morire al mare, io che ho paura del mare. Stavo su sta tavola urlando da solo, a un certo punto vedo un elicottero che passa, ma dopo 2 ore non vedevo più la spiaggia, né la Sicilia, me ne era andato, una paura folle. Dopo 2 ore vedo questo elicottero, fa un giro e se ne va. Io sotto, miseria, dico, ma sembrava veramente un film nel film. Passano ore, 3 ore, guarda che 3 ore non sono poche, e incominciava a vedere già il tramonto, dico, ma porca miseria, ma possibile non viene nessuno? Sì, ma guarda il finale anche qui, che non è quello, che è da ridere questo. Dopo 3 ore e mezzo, poi faceva freddo, tutto così, avevo preso la vela e me l'ero girata attorno, così. Però non, avevo paura, tutto le facevo l'eroe. Cioè, è lì proprio, dico io, devo morire così come un cretino, e nessuno, una nave, lontano, proprio un film, dico, devo morire così. Dopo un po', 3 ore e mezzo, arriva una barca, un barcone da pesca, però non poteva venire dritto, perché intanto il mare si era fatto forte, ma era fortissimo, onde, lui non poteva andare lì, faceva così, sì. Ogni volta che si allontanava di porca miseria se ne va, poi invece lo vedevi, tac e tornava, tac e tornava, tac e si avvicinava.
finalmente io ero lì, cioè, sto povero disgraziato, ma era un pescatore così. E adesso mi butta un cavo, dice, attaccati lì così, appena l'ho acchiappato, sono andato su, mi ha preso, tremavo tutto e mi ha messo, sta barca avevano quella farina dove c'è il motore sotto, che faceva caldo lì. Insomma, morale, e lui incomincia a tornare, io lo so, otto che tremavo tutto così, però dico, signore, ti ringrazio, ti ringrazio. Quando esco su, dopo un po', ci avviciniamo alla spiaggia, ti vedo all'Azzaro, 2000 persone sulla spiaggia, 2000, tutti lì, con binocoli, con carrocchiali, la macchina dei carabinieri, la macchina della finanza, tutti lì che mi guardavano questo binocolo, perché mio fratello, che poveretto si era dato da fare, poi ho scoperto tutto quello che era successo, lui telefonava a mezzo mondo, un elicottero si è alzato, che era in giro anche, non so, gli hanno detto, ma ha visto, gli hanno detto, è lì, non trovavano una motovedetta, una la più vicina da Vibo, a Reggio non c'era nessuno, mio fratello ha preso una e gli ha detto, senti, ti do 250, allora c'era la lira, 250 lire se vai a prendere mio fratello. Ha pagato sto poveretto, questo suo povero pescatore, e quando sono sceso lì vicino, siccome era festa, c'era una squadra di calcio, giocavano una partita in un campo lì vicino, hanno interrotto e correvano tutti lì, uno squalo, un mazzaro, una male, chissà che arriva, cioè tutte, e io sono sceso lì a vedere 2000 persone e io stavo morendo, pensavo, questo per dire. Beh, ricalca la realtà cittadina. Questo è il terzo o il quarto romanzo? No, di romanzo sarebbe il terzo, poi di film speriamo che diventi, poi a proposito di eroe per forza, quel film con Dustin Hoffman, anche qui vi accenno perché è una cosa da... è un film nel film, io ero a Venezia dopo il mio film, dopo Un ragazzo di Calabria, dopo qualche anno mi invitavano sempre. Avevo scritto una sceneggiatura, si chiamava Eroe per forza. Allora, c'era durante una conferenza stampa, c'era la produttrice della Columbia che parlava e diceva, e io gli ho fatto una domanda. C'era lo sceneggiatore, presentava un film, c'era Tom Cruise, Robert Williams, c'era tutti lì, i grandi proprio. Allora io gli ho fatto una domanda a questa produttrice. Dico, scusi, ma come si fa a proporre a voi una sceneggiatura? Questo qui, c'era lo sceneggiatore accanto e lui ha detto, ha risposto in una maniera stupida, ha detto, se una sceneggiatura è bella, il film si fa. Io, e basta, mi ha liquidato così. Io avevo ancora il microfono in mano ed era acceso. Prima che venisse la ragazza a prenderlo, eravamo tutti di stampa, io così gli ho detto, ma vai a cagare, e si è sentito per tutta la sala e si sono messi tutti a ridere, no? Io, scusi, niente. Poi sono venuti, poi entrava De Niro, ma queste l'hanno portata tutti via. Mentre lei era lì, questa produttrice, io ero seduto qua dove c'è Aldo adesso così, lei mi fa, vieni qua, tutti poi prendevano, giornalisti, gente che si accalcava, e io mi avvicino, e lei mi fa, vieni qua, così, ma ti dico in mezzo, tu immagina, perché cambiavano conferenza stampa, cambiavano film. Allora io mi sono avvicinato e lei prende e mi fa, mi scrive su un fogliettino, 17:30 Hotel Eccelsior. E prenota così, ma in tutti, dico, in mezzo a un macello. Boh, io non sapevo neanche cosa mi avesse scritto, ho visto che scriveva, ma è tutto. Finisce la conferenza stampa, tutti ce ne andiamo via. Io esco poi per 17:30 hotel. Comunque, era la mattina questo, eravamo alle 11 e poi andavamo, eravamo un gruppo che andavamo sempre a Venezia, c'era una ragazza che viveva a Los Angeles, quindi parlava l'inglese benissimo. Quando lei viene dice, ma scusa, vai, che ti costa? Andiamoci. Dico, vabbè, se vieni tu con me, perché io lo parlo come una mucca l'inglese, non è che... Allora alle 17:30 io mi prendo la mia valigetta e andiamo all'Eccelsior. Dico, figurati,
la Columbia Tristar per me così, dico vabbè andiamo, ma tanto non ci sarà nessuno. Beh, appena entriamo nella hall, vedi questa che fa e mi fa. E la Madonna, dico. Cioè, dice, guarda, sei 5 minuti di ritardo. Io mi sono detto, ho detto a sta ragazza, tu adesso traduci alla lettera quello che io dico, non che sintetizzi. Se io gli dico, vai a cagare, te lo devi tradurre in inglese. Dice, va bene, allora arriviamo lì e lei mi chiede, perché mi hai fatto quella domanda? Perché hai detto sceneggiatura? Tu scrivi. Così io scrivo delle sceneggiature, dico abbiamo preso un Leone d'Oro come in Cini 2 anni fa qui a Venezia. Dice vabbè fai così, mi dà l'indirizzo, dice quando lo scrivi mandamela in America a questo indirizzo. Io ho detto io fermati, che ti mangio? Tiro fuori la valigia e gli dico italiano, inglese o francese? Quale versione vuoi? L'avevo già fatta tradurre. Ma come? È già pronta. Dico sì, già pronta. Lei dice va bene, intanto questi personaggi, attorno a lei arrivavano giornalisti, cose. Lei mi fa, lasciamela nella mia cassetta lì, alla reception, e se n'è andata. Io ho preso, dico, vedi a questa, dico, è stata gentile, è già un successo parlare con uno della Columbia. Dico però figurate se mi dà retta, però io non mi costava niente, ho preso la sceneggiatura, l'ho messo dentro una busta e gliel'ho data. Ora era l'inizio quasi del festival, io sono stato 12 giorni lì e lei il giorno dopo se ne andava perché presentano un film e poi loro vanno via, dicono altre. Io la mattina sono andato e dico boh, qua non c'è niente, dice l'avrà presa, boh, vabbè. Passano, io rimango a Venezia 12 giorni, tutto il festival, ma mi ero quasi dimenticato, dico, ma figurati quella lì l'avrà, se se lo porta in giro, l'avrà buttato via questa cosa. E invece? Arrivo a Bologna, allora, stiamo parlando di 20 anni fa, arrivo lì e mi vedo una lettera, Columbia Tristar, non c'era, c'erano, ma io non mi scrivevo, lei mi ha mandato proprio una lettera scritta, 3 pagine. Io appena l'ho aperta, già leggevo, incominciavo a capire, però sono corso, davanti a me c'era una ragazza che insegna inglese, gli ho detto, dimmelo, leggilo tu perché mi stanno tremando le gambe, solo dalle prime righe. Lei man mano che lo leggeva mi guardava, ma sai cosa c'è scritto? Dico, dimmelo, dice, inizia a dire, ha letto il tuo... La tua sceneggiatura l'ha fatto leggere a tutti il dipartimento della Columbia e l'hanno ritenuta tutti affascinanti, dimostri una grande capacità di scrivere. Insomma, poi cosa ha fatto? 2 pagine ti faceva l'analisi del film. Non è che come per dire l'abbiamo letta, dice il prossimo film sarà il tuo. Mamma mia, e ti scriveva, secondo me dovremmo fare questo, questo personaggio. Io mi sono messo subito al lavoro e gli ho fatto tutte le modifiche che diceva lei e gliel'ho spedito. Poi sono andato in America, l'ho incontrata lì alla Columbia, dice ancora facciamo questo, facciamo quello, però sempre non è che eri il grande personaggio che con questi parlava, insomma è già un successo, perché in Italia da noi, una volta a Moretti, eravamo a Venezia, ho detto scusa, non ti posso chiedere un consiglio, mi fa... Scrivimi una lettera, dico ma vai a fanculo, capisci? Un italiano, scrivimi una lettera, ti stavo chiedendo un consiglio, no? Poi invece parli con De Niro, parli con questi, si mettono lì, ti ascoltano. Comunque, abbiamo fatto tutti, io sono tornato in Italia, ho fatto ancora, e gliel'ho rimandato. Passano mesi, 1, 2, dicevo io, ma non succede niente, questo mi scrive che. Dice abbiamo ricevuto tutte le... quando finisco il film con Michael Douglas, stavo facendo un film, cioè io quando mi scriveva queste cose a me mi diceva dai sto facendo un film con Michael Douglas, quando finisco faccio il tuo. Vabbè, tanto non succede niente, 1 mese, 2, io gli scrivo, non mi rispondono più, gli mando l'email alla Columbia, niente. Dopo un po' di tempo, passano 3-4 mesi, un mio amico giornalista aveva letto la sceneggiatura, uno dei pochi,
e se n'era andata a Parigi. Lui mi aveva fatto degli articoli. Mi chiama un giorno da Parigi e mi dice: oh, ma non mai detto niente, c'è il tuo film qui a Parigi. Come il mio film? Dice: c'è il tuo film qua. E dice: sono andato a vederlo ieri sera. Dice: c'è un po' diverso, dice, come l'avevi scritto tu nel finale, però qua ce l'hai fatto. Oh signore, io non sapevo niente. Allora, da lì è iniziata, l'abbiamo aspettato, sono andato dagli avvocati, quando è arrivato in Italia siamo andati al cinema con due avvocati e l'abbiamo denunciato. E per non il ti dico com'è? Il cinema era rimasto uguale. E lui per caso. Assoluto. Noi, era tutto lì, ma c'era. Noi con la lettera, mi ricordo, abbiamo fatto due processi, due udienze a Roma, allora lo distribuiva Cecchigori. Sono arrivati cinque avvocati. Io, questa avvocata di Bologna, eravamo lì così, cinque. Allora la prima cosa che hanno fatto, hanno chiesto un rinvio per organizzare. Si fa la seconda udienza dopo un mese, ma il giudice lì, allora signore, qui c'è sceneggiatura, qui c'è la cosa. Cosa? Niente, tutti sta avvocato a complottare, hanno preso il mio e sono andati fuori tutti. Gli ha detto: giudice, chiediamo un rinvio dell'udienza. Dice: lei è d'accordo, avvocato? Dicevo io, adesso. Dice: vabbè, chiedono un rinvio. Se ne vanno fuori, ci usciamo tutti. L'avvocato mi dice: no, no, tu stai lì, complotto. Io quando è tornata dopo dico: ma dice, poi ti dico, mi gira la testa, dice così, insomma, morale. Loro hanno detto: se lui gli diamo qualcosa si può comprare lo studio, la casa, però non dovete più venire alle udienze. Cioè il discorso ha detto: ti diamo dei soldi però se la finisci lì. Porca boia, io non ti dico. Cosa? Coraggio, cosa avresti fatto? Mi prendevi i soldi. Io avrei continuato. Fino. E reggi dirlo. Io non per questo, per un discorso di giustizia. Lo so, ma tu devi pensare una cosa. Chi è di voi che si ricorda O.J. Simpson che aveva ammazzato la moglie? Vi ricordate qualche questo americano? E l'hanno assolto perché avvocate. Comunque, cosa è successo? È uscito sui giornali, il TG5, il TG1, aprivano con il caso mio che li avevo denunciati. E mi hanno chiamato da Losanna degli studi di avvocati che avevano visto l'affare. Dice: prendiamo tutto noi. Così. Io ti dico, la notte mi giravo nel letto, mi giravo, ma ero un calabrese solo, così. Io che cacchio faccio? Perché con due miei amici avvocati, amici, ho detto: guarda, fai una cosa, più che avvocato, parla da amico. Uno mi ha detto: guarda, di me, i casi sono due. Se tu vai avanti e vinci, non ti compri la casa, ti compri via Belle Arti. Perché qua avevamo avuto un successo, poi presentato. Però mi dice te una cosa. Primo, il film adesso viene avvocato in America. Devi andare a fare tutte le notifiche. Ti devi preparare che devi spendere un sacco di soldi. Io mi ricordo con mia mamma. Mi disse: figlio, ma sta buono, stanno tutto sicuro. Cioè, questi mi avevano detto: stai attento, poi ti dico, ti compri via per le altre. Però uno mi ha fatto l'esempio, c'è Simpson, dice: quello lì ha ammazzato la moglie, lo sanno tutti, assolto. Dice: ha preso degli avvocati, dice: ti distruggeranno, dice: ti portano in America, perché ora tu devi fare la notifica a Dustin Hoffman, alla produzione, qua non c'è più niente, se ne va tutto lì il processo. Tu sei pronto? Dice: sì, ma io voglio rovinare la vita così così. Io ho detto: vabbè, comprati lo studio. Le battaglie, però, le battaglie non le puoi fare con gente abituata a un certo tipo di operare. In un certo modo, e quindi non è possibile, ti è preclusa quella possibilità. E allora ti conviene, purtroppo, accettare la pace e non la guerra, perché la guerra l'avrebbe persa in un ambiente ostile. No, era impari la lotta. Era infatti i giornali che facevano Davide contro Golia. Ma era ostile.
è ostile l'ambiente, diventava anche ancora più ostile. A me sarebbe bastato che figurassi ufficialmente, perché se io fossi figurato, se io avessi avuto la possibilità di avere la firma lì, non mi sarei più fermato al mondo. Però i discorsi erano quelli. Lui non deve, i patti erano chiari, non deve più dire niente, non deve dire che ha preso soldi. L'unica cosa è che alla prossima udienza non va nessuno. E tecnicamente funziona, se tu non ti presenti, quello non si presenta, il discorso poi è chiuso. Anche io dico, signore, sto vivendo in santa pace, mi ricordo sempre mia mamma, lo so, tu sai che io dico sempre, fai, però te la senti, te la senti. La saggezza. Ma tu ti chiama. Comunque, questa è la per... Dopo di quello, io mi è venuto l'idea di trasformarlo e cambiarlo, perché quello era un uomo che era per terra, cadeva un aereo in errore per caso, era Andy Garcia, e Dustin Hoffman, e poi salvava tutte le persone dall'aereo. E invece io poi mi è venuta l'idea, dice, invece di lasciare lì, ora ne scrivo un altro, mi piaceva sempre studiare di questo eroe, dico però voglio fare uno che non c'entra niente, che si trova su un'isola, e da qui è nato così. Il finale, vi assicuro che già tu piavate, mi ricordo che mi ha chiamato la mattina e dice, stronzo, non mi hai fatto dormire. Dice, tutto, ma aspettavo meno che finisse così. Perché come ti finisce dopo 3 anni, con sto bimbo, 3 anni, lui lo vede un Robinson Crusoe, tutto così, che va in giro, pieno di barba, quando era un semplice ragioniere, accorto. E poi lui si incammina finalmente dopo 3 anni. Però non diciamo cosa gli succederà dopo l'ultimo percorso. E speriamo, questo ho vinto, sono appena tornato da Cannes, mi hanno dato un premio per la sceneggiatura. Ora, quando finiamo sto maledetto film, qua, visto che siamo tra di noi, ora vi sintetizzo che sta succedendo. Infatti. Finalmente. Diciamo, parliamo prima del film? Sì. Così e poi, poi torniamo. No, un po' il film e poi gli aspetti sì. burocratici. Ah, sì, sì. Il film, la situazione è la seguente. Ma loro, chi mi segue, tutte loro, tutti i giorni, sono sempre lì. Finalmente abbiamo, mancavano il film, la gente non lo sa. Nella, il film, è giusto dirlo. La gente non sa, molti dicono, avete girato, finito, quando esce? La post produzione in un film normale, piccolo, medio, costa da 30 a 80 mila euro, cioè una post produzione completa di un film di buon merito, 80 mila, di uno budget piccolo, 30 mila euro, che comprende il montaggio. Ma anche quando fai il montaggio, la gente dice, è finito il montaggio. Finito. Quando esci, fermati. Dopo il montaggio ci vogliono i titoli tutti per il film. Il titolista non è il montatore, è un grafico, è un altro. Devi chiamare lui e fare tutti i titoli. Noi abbiamo avuto la fortuna, da un lato, abbiamo già fatto sottotitoli in inglese. Una me li ha fatti gratis, non i sottotitoli, ha fatto la traduzione di tutto il film. Io l'anno scorso d'estate ho tirato tutti i dialoghi del film e gli scrivevo in un file. Perché vi ricordate quante cose abbiamo cambiato? Totò, tutte cose che gli ho scritto e questa me l'ha tradotto. Ci vuole il titolista e sono due persone pagate. Il montatore è una cosa. Il titolista è un altro. Bene, fai i titoli, i sottotitoli, il montaggio. Finito. Bene. Poi devi fare la color. La gente non sa chi è la color. C'è una scena in cui, io cerco sempre di spiegarlo anche nelle scuole che si divertono, se tu metti una macchina da presa lì e una lì e giri la stessa scena, quando la monti, vedi
2 secondi di qua, 3 secondi di là. Però con questa macchina, vedi, io che ho un maglione blu, appena c'è quella macchina, vedi che io ho un maglione viola. Lui dice, scusa, chi è? Ma in tutto accade così, in tutti i film, c'erano 3-4 macchine da mezzo, hanno tutti dei colori diversi, il direttore di fotografia li sistema. Allora che succede? La Color deve prendere tutto il film, scena per scena, e amalgamare. Tu non puoi vedere io che parlo di là col maglione blu, poi parlo di là col maglione giallo. Dici, ma che roba è? Per fare questo lavoro, è un lavoro immane. Non è che mette uno, deve fare scena per scena. Colorist, altri 3.000 euro a Bologna. Gino Sgreva, ricordate, Gino, quanto ci vogliono? Da 5-7.000 euro, solo per questa roba. Il montaggio, 12.000 euro te la cavi. Aspetta, ma non è finito. Benissimo, abbiamo fatto il montaggio, abbiamo fatto la color, abbiamo i sottotitoli. Ora ci vuole un'altra cosa importantissima, il messaggio del suono. Prima però ci vuole la musica, ma qui abbiamo Lenzo, fortunatamente l'ha fatta lui, è sempre in contatto, gliela manda, rimanda, sono lì così. Ora la musica non è che lui gliela manda, quello la prende e gli dice, la musica Lenzo lo sa, tutto pieno di codice, di minuti. Ci vuole il montatore del suono che prende la musica di Lenzo e va a metterla nella scena tot, nella scena tot, nella scena tot, nella scena, e la mette lì, l'appoggia. Quante volte lui lo sa, gli deve mandare dei file senza dialoghi, senza rumore, perché lui deve fare la musica. Quando gli mandi tutto questo, poi ci vuole un altro montatore, il montaggio del suono, che non c'entra niente col primo montatore. Il montatore ti ha montato le immagini con me davanti, quello della color ha fatto i colori con me, gli dico metterli così così, poi li capisce e li fa. Il messaggio suono è una delle cose più importanti del film, cioè tu quello devi mettere, tu gli devi dire alza la voce di Totò, aspetta, ora metti quello sparo, metti i rumori che sta passando un gabbiano, non c'è, troviamo un gabbiano, mettilo lì. Voi vi ricordate quante cose, quello che spara, si sente nella presa diretta, si sente pff, e tu che gli lasci, pum. Abbiamo fatto un rumore noi così, non è che era una pistola, devi mettere il rumore, tac, fai così, il rumore delle macchine, tu parli, alza quella voce. Voi lo sapete quante volte io anche nelle scuole vi faccio capire, vi siete mai chiesti se noi due adesso stiamo parlando e loro applaudono e abbiamo la presa diretta, mentre loro applaudono noi diciamo domani esce il sole, ci sarà, e nel film tu senti che noi parliamo e lo senti chiaro e loro stanno applaudendo. Allora tu dici, aspetta, con un microfono come fai a registrare loro due? Si sentirà un bordello. Loro... Allora nel cinema come si fa? Nel cinema fai, loro parlano e tutti fanno così. E noi parliamo. E tu ti vedi la gente che fa finta di applaudire. Poi nel messaggio tu metti te, poi metti la gente che applaude, poi fate quante volte a fine scena il fonico gli dice fermi lì, fate un applauso, e lui registra l'applauso. Noi prendiamo l'applauso e lo mettiamo lì e poi diciamo abbassa l'applauso, alza le voci di loro due, abbassa l'applauso. Questo messaggio suono è una delle cose più difficili. Di solito il messaggio costa 7.000 euro. Ora io con tutte queste cose, voi vi leggete sempre su Facebook, qualcuno dice, ma io al tuo posto a quest'ora gliel'avrei data su andata a cagare tutto. No, ormai il film è finito. Allora io avevo bisogno dell'ultimo aiuto del crowdfunding, non ce l'abbiamo fatto, però dice, vabbè, con 6.000 euro ho trovato sto studio. Dice, con 6.000 euro ti faccio il montaggio, il messaggio, li finiamo qui, però poi devi dare almeno 1.000 euro per lo studio, perché quelli sono i tecnici, che non c'entra niente, che lui gli noleggia al montatore, dice vieni qua, ti do lo studio, monta, vieni qua, ti do lo studio, questo qua. Quindi adesso il film praticamente
stiamo finendo la color, stiamo finendo il messaggio. Poi vedete tutte queste cose per loro, perché hanno lavorato, sono qua. Gli dicevo prima a Lenzo, vi ricordate, abbiamo 5 hard disk per tutto il film. Chi li comprava? Nino, quanto costavano l'uno? Ogni tanto, volta? Tanto. 250. No, abbiamo tanto. Vabbè, 5, 3 per 5, anzi 6. 6 euro. 6. 1800 euro solo di hard disk. La gente dice, ma chi è? Benissimo, 6 hard disk messi lì. Ora, quando tu fai il montaggio, prendi 6 hard disk a bassa definizione e li racchiudi in uno. Ma quando devi fare per il cinema, non puoi usare la bassa definizione, devi andare a usare tutti gli originali. Allora, quando tu hai montato la scena numero 25, c'è un codice. Tu di quell'artista prendi solo la 25, prendi solo la 10, prendi la 12, poi metti tutto il montato dentro un unico artista, gli dai dei codici e te li trovi. Però tu non puoi mettere, devi mettere tutto il film di 6 artisti in uno, che costava 600 euro il mio. Dico, ma lui dice, certo, se tu vai a Roma in un grande studio e gli dai 30.000 euro, quelli ce li hanno. Lui a Bologna dice, io un disco così potente non ce l'ho, lo deve comprare. E così è stato. Perché lui cosa deve fare? Deve prendere 6 hard disk originali, metterli tutti in uno. Poi gli dice, di queste 500 scene che abbiamo girato, a noi ne servono solo 50. Ogni 50 c'è un codice, lui prende 50 codici, li mette lì, tarara, e lui te li tira fuori. Se invece hai 6 hard disk diversi, come fa a trovarti in ogni hard disk il codice che sei? Dice, si può fare, ma ci mette 2 mesi. Quindi, vedete, sono tutte cose, però tutte queste cose, appena entri lì, paga, paga, paga e paga. E tutti dicono, ma ancora, basta, chiedi soldi. Ora io, l'ultimo, io per la cronaca, non lo so, io ho speso, ora sono arrivato con l'ultimo prestito a 52.000 euro da quando ho iniziato a pensare a sto film. Io me li scrivo tutti, 52.000 euro. Voi con crowdfunding, che Raduzzato, poverino, sempre lì, allunga e che mette, quello che mette, quella 20 euro, 50. Con crowdfunding cosa pensate che abbiamo avuto? Non abbiamo raccolto, sì, no, 23.000 euro. Ma il film alla fine è costato quasi 100.000 euro. Qualcuno li aveva dovuto mettere e li ho messi io. Poi, per la cronaca, abbiamo trovato sulla nostra strada una delle persone più belle del mondo. Qua c'è il protagonista, per merito di Massimo Barresi, ormai lo insulto tanto, però anche lui gli verrebbe la voglia di attaccarlo. Questo imbecille che ci ha ricattato, che ora, ieri abbiamo fatto un'udienza, rinviata al 26 febbraio. A Bologna l'hanno bastonato di brutto nel civile. Come sapete, i carabinieri sono andati a casa, gli hanno preso gli artisti e noi abbiamo potuto finire il film. Ora questo rischia la galera. La galera anche per il reato in cui è, per estorsione. Per chi non lo sapesse, questo, la signora, vedo che è la prof. Questo qui, no, sai cosa ha fatto? Di averlo pure letto questa storia. Sì, comunque lui ci ha dato il girato, il video, sì, ma sì. Non ci ha dato il sonoro. Sì, qui è iniziata una guerra, soprattutto... Il giornale portava queste cose, sì. Siccome ho memoria, me facevo io... ho iniziato una guerra dove loro due, soprattutto Nino e Natale, hanno cercato di mediare, alla fine questo imbecille non ce li voleva dare, l'abbiamo denunciato. Il civile l'abbiamo concluso e l'hanno... Ora nel penale lì chiederemo i danni, però di questo soldo non ne prenderemo mai, ovviamente, perché la causa andrà avanti negli anni, noi lo finiamo. Però lui è stato rinviato a giudizio per estorsione. Brutta cosa. Quindi immaginate cosa può succedere. Questo per dirti, in questo benedetto film, però... c'è da dire che quando lo vedrete ripagherà tutti
il sacrificio che abbiamo fatto, perché è uno spettacolo di divertimento, di cose. Solo che ora Lenzo, che ti ha detto chi? Paolo, come è messo lì per la musica, che ancora eravamo lì, tu eri fuori, quindi sì, io ho mandato tutto, aspetto che gli arrivi, quindi mi metterà sempre quelli provvisori. Comunque, noi per fine gennaio, io spero di avere il film, voglio venire giù, fare una grande festa, poi vedremo con la distribuzione, si vedrà, voglio fare una grande festa, partiamo sul corso come abbiamo fatto con Melina. Anche con quelli che non ci stanno stasera. Anche con quelli che ci saranno, si vedrà, e lì ci saranno tutti. Facciamo una grande festa, arriviamo al comunale, poi lì spero... quando il film è pronto, ora prima non prendo impegni con niente, quando il film mi dirà Paolo Mazzone, questo è lo studio, finito la locandina, allora vengo giù, vediamo col comune, col teatro, per fare un omaggio a Giacomo anche, e di fare una proiezione al teatro comunale e poi ce ne andiamo, alcune proiezioni al Lumiere. Poi il film uscirà, prima ve lo dico io, partecipiamo a un festival di mezzo mondo perché abbiamo i sottotitoli in inglese. Nell'attesa che riusciamo a portarlo avanti, poi vedremo con la distribuzione che accadrà. Però a me quello che interessa è che noi riusciamo a fare qualche proiezione per dire alla gente, signori, il film è pronto, è qua. Ce ne andiamo a Lumiere, festeggiamo, paghiamo, io proverò a pagarmi qualche debito se incassiamo qualcosa e poi man mano che andiamo avanti ben venga tutto ciò che è. Quindi la situazione attuale del film è questa, per fine gennaio possiamo essere pronti. Vedete, c'è mia figlia al telefono qua, Sofia. Signore, approfitto per dire che abbiamo la rappresentante della libreria Nova Ave, quindi i libri, ragazzi, sono stato io a insistere con l'editore, mettetela a 10 euro, non di più, perché non siamo grandi protagonisti. Chi volesse acquistarlo, come vedete le copie sono qua, la signora di là ce li ha pure. Io spero quindi... che un po' gliele prendiamo di qua, se no speriamo un po' di più. Però... tutti speravamo. Io non c'entro niente. Questo era la volta il mio, vieni qua, questo lo gestivo con un'altra casa, io non c'entro niente, la libreria è lì, laggiù, fanno tutto loro. No, questa era una cosa che avevo io, l'altro pizzerino, ma questo possiamo ritenere, vero dottoressa, conclusa anche stasera questa esperienza. Sì, vedo che sono tutti... e mi fa piacere, è vero che stanno tutti acquistando. Io volevo ricordare ai presenti che abbiamo altri appuntamenti, iniziamo con il calendario nuovo dell'anno del 2020 e quindi l'archivio di Stato sarà il 31 di gennaio su Federico Fellini all'archivio di Stato. Dov'è l'archivio di Stato? Che farà il 100 anni della via 100 anni dalla nascita, bisogna aspettare.